Bene, scusate il ritardo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Non si vede niente. Spegniamo le luci. Allora, oggi ancora parliamo solamente, quindi facciamo una lezione un po' di chiacchiere anche oggi, ma sarà una delle ultime. E ancora oggi invadiamo un po' il campo di due altri corsi, parleremo dell'architettura del calcolatore, quindi andiamo a invadere un po' il campo anticipandolo del corso di calcolatori. E poi anche un brevissimo accenno al concetto di sistema operativo. Si tratta di concetti introduttori ovviamente al corso, ripeto, sono un po' fatti di chiacchiere, per cui soprattutto a voi che magari avete già una competenza informatica vi potranno sembrare noiosi o inutili, però tant'è, bisogna comunque passare da qui. Dobbiamo oggi cominciare quindi a parlare e terminare, per quanto ci riguarda, di come è fatta l'architettura di un qualunque laboratorio digitale. A questo punto di ogni corso introduttivo di informatica si cita brevemente questo signore che si chiama John von Neumann, che in realtà si chiama Johannes perché è ungherese, e che ha certamente segnato la storia dell'informatica perché ha avuto nell'immediato dopoguerra un ruolo importante all'interno di un gruppo di lavoro che lavorò al primo calcolatore ENIAC, e sostanzialmente lui si occupò di definire quella che era la struttura fondamentale del laboratorio digitale ed ebbe alcune idee geniali, una della quale fra un po' vi spiego. Di lui non si parla mai perché sembra quasi che non convenga parlarne, perché non sia politicamente corretto. In realtà anche nel corso di intelligenza artificiale mi tocca parlare di lui, e parlano di lui anche i testi di logica, parlano di lui anche i testi di economia, perché ha gettato le basi insieme a un collega alla teoria dei giochi e quindi al formalismo con cui si valuta e si studia l'oligopolio, ma soprattutto la teoria dei giochi. È stato sicuramente il più grande matematico del Novecento, probabilmente anche il più grande genio del Novecento, con rispetto parlando anche a geni assoluti come Einstein. Si è occupato da matematico brillantissimo qual era di una quantità di campi che sono spaziati dalla chimica. 22 anni si è laureato in ingegneria chimica e in matematica, e alla logica ha segnato insieme ad altri la storia della logica, alla economia come ho citato prima e alla informatica. Poi si ricorda quasi solo per la storia informatica. Ha ispirato probabilmente alcuni personaggi di romanzi e forse di film. Non so se avete visto il film Dottor Stranamore di Kubrick, quando c'è il protagonista che con Selleck che cade abbracciato alla bomba atomica, parrebbe ispirato a lui. Se avete visto il film Beautiful Mind, John Nash è stato un suo allievo. E lui era il personaggio che era sulla sedia a rotelle, forse non lo ricorderete, ma il fatto che è accostato al concetto del male, quindi qualcuno lo vede come una specie di genio del male, è legato al fatto che nella fase finale della sua vita, lui era figlio di banchieri ebrei, per cui non amava il nazismo. Va bene, tutto, questo non lo fa epitetare come genio del male.
se non che dopo, probabilmente se ne è un po' passato, dopo che è stato sconfitto il nazismo, lui ha riversato la sua, chiamiamola antipatia, ma insomma era forse più di un'antipatia, verso il comunismo, e per cui è entrato a far parte, tramite la Rand Corporation, di cui è stato fondatore, e socio e finanziatore anche, del DARPA, che sarebbe la Defense Agency del governo americano di quell'epoca, che doveva studiare le tecnologie e gli strumenti per fronteggiare la crescente potenza russa. E allora serviva in particolare un sistema per calcolare le traiettorie dei missili balistici intercontinentali, cosiddetti ICBM, che portavano le testate nucleari, e lui lavorò a questo e nacque il calcolatore elettronico. Il calcolatore elettronico è nato per scopi militari, e per scopi militari abbastanza pesanti, come appunto il calcolo delle traiettorie dei missili. Dopodiché è stato un assertore del nucleare militare, non quello pacifico, e quindi ha contribuito allo sviluppo del piano di armamento nucleare americano negli anni 50, e ha coordinato alcune delle azioni di sperimentazione, e alla fine, insomma, gli ultimi anni della sua vita l'ha passata su una sedia a rotelle, perché ha preso un tumore alle ossa, perché ha personalmente soprinteso ad alcuni esperimenti di bombe nucleari, la bomba H in particolare. Lui ha legato il suo nome anche alla bomba H, ed ecco qua, insomma, il personaggio è questo. Comunque, al di là di quelli che sono stati poi le interpretazioni politiche del suo lavoro, è sicuramente un grandissimo genio. E quindi, ecco, vi invito, siccome a noi non ci fa paura il male, nel senso che se fosse veramente genio del male, a noi non ci fa paura, ci piace guardare le cose negli occhi, per cui vi invito semplicemente ad informarvi sulla sua storia, perché comunque ci tocca farlo, in quanto che quell'architettura che state vedendo lì, che è l'architettura fondamentale di un qualunque laboratorio elettronico, dai lettori MP3 ai supercomputer, digitale ovviamente, sostanzialmente l'ha contribuita a delineare lui, scrivendo alcuni articoli che poi sono stati usati dai suoi colleghi appunto per implementare il primo calcolatore elettronico a valvole. Allora, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un'architettura che si compone innanzitutto la parte fondamentale, la vedete qui sulla sinistra, la CPU sta per Central Processing Unit, oggi semplicemente lo chiamiamo microprocessore nei nostri laboratori, che sarebbe la parte fondamentale, quella che dentro c'ha la Arithmetic Logic Unit, che fa le operazioni di aritmetiche, di cui abbiamo parlato avanti ieri, somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione e quant'altro, sui numeri naturali, numeri interi. Ancora non c'erano i numeri con la virgola, sono stati introdotti successivamente, e successivamente è stata realizzata anche una parte della CPU specifica per trattare i numeri con la virgola, che si chiama coprocessore matematico. Comunque, la CPU è il cervello, non si dovrebbero usare questi termini perché non c'è niente a che vedere con il cervello umano, però è la parte centrale di un elaboratore. La CPU, che è quella che fa, ripeto, le operazioni di controllo in matematica, non potrebbe lavorare se non avesse la memoria a cui appoggiarsi. Quella che vedete lì alla sinistra sia memoria principale, e fin dagli albori degli laboratori era piccolissima, era di 2K la memoria dei primi laboratori, è servita per che cosa? All'inizio serviva solamente per depositarci i dati, e cioè il programma era visto come un programma, adesso un algoritmo, che prende in input dei dati, li elabora, questi dati rappresentano in qualche maniera un problema, e l'algoritmo deve, elaborando questi dati, tipicamente erano dei numeri, appunto, stiamo parlando del calcolo dei missili, traiettorie dei missili balistici intercontinentali, quindi
veniva data sostanzialmente la posizione del missile all'atto del lancio, l'inclinazione, la potenza, il risultato che doveva essere sapere sostanzialmente dove sarebbe andata a finire la testata dopo il lancio, con una certa potenza, con una certa erogazione di forza. Questo era il calcolatore, ma quando entra lui in scena, il calcolatore era una macchina grandissima, pensata per fare sostanzialmente quell'operazione lì, come se fosse stata una gigantesca calcolatrice che era pensata per fare quel tipo di calcolo. Per cambiare il tipo di calcolo bisognava addirittura cambiare una parte dell'hardware, letteralmente. I dati stavano sulla memoria, quelli in input, sarebbero stati poi scritti sulla memoria anche quelli in output, ma il programma era quasi parte dell'hardware stesso, bisognava cambiare un pannello dove c'erano dei collegamenti, cambiando i collegamenti, rimettendo il pannello dentro, il laboratorio avrebbe seguito un altro programma. Una delle idee sue geniali fu quella di utilizzare la memoria non solo per ospitare i dati, ma anche per ospitare il programma. Oggi è un concetto banale, nel senso che noi ci siamo già nati con questo, che nella RAM ci stanno sia i dati che il software. Non era così per i primi calcolatori. I programmi erano scritti nell'hardware, bisognava cambiare un pezzo dell'hardware per fargli fare un'altra cosa. E così per la prima volta nella storia della civiltà nasce una macchina che non è pensata per fare qualcosa. Fino allora, dalle catapulte dei romani fino alle locomotive, le macchine erano state pensate per fare quella cosa per cui erano state progettate. Qui invece abbiamo per la prima volta una macchina universale che può fare qualunque cosa. Basta cambiare il programma che sta scritto sulla RAM. Questo è un concetto per voi banale, ripeto, perché siete già nati in quest'era, ma vi assicuro che mia madre non riusciva a capire come si potesse telefonare con un computer, cosa c'entrasse il computer col telefono, cosa c'entrasse il computer con il calcolatore, cosa c'entrasse il computer con un pianoforte, cosa c'entrasse il computer con la chitarra, non c'entrava niente. Oggi invece c'entra, perché è in grado di fare tutto il computer, perché basta cambiare il programma che sta sulla RAM. L'hardware è in grado di fare comunque tutto, magari sto esagerando, bisogna metterci la periferica giusta di input e di output, ne parliamo fra un attimo, però capite la portata del concetto? Una macchina che è in grado di risolvere un qualunque problema e di avere delle prestazioni in campi differentissimi, la stessa macchina, cambiando il programma che sta nella RAM. Ecco, vi invito a ragionare su queste cose, anche se poi noi dovremmo programmare, per carità, però ragioniamoci. E allora lui disse: il programma non deve essere un pannello che io tolgo dal computer, cambio i fili, le connessioni, lo rimetto dentro e la macchina esegue un altro programma. Il programma sarà una serie di istruzioni, anche se espresse in binario, e le metto nella stessa RAM dove stanno i dati, in un'altra parte, in un altro segmento della RAM, ma pure lì sta. La CPU e la memoria principale sono collegate concettualmente da una specie di autostrada che si chiama bus, che deriva dal latino omnibus, che significa per tutti, ed è una specie di autostrada dove anche le altre componenti che adesso stiamo per descrivere si connettono per far passare i dati, cioè i byte che rappresentano le informazioni, ecco, principalmente dalla CPU alla RAM e dalla RAM alla CPU. Dalla CPU alla RAM, quando la CPU scrive qualcosa sulla... Io l'ho chiamata RAM, però ancora un po' presto, chiamiamola memoria principale. Quando la CPU scrive nella memoria, i byte fluiscono dalla CPU alla memoria. Quando invece la CPU va a leggere dalla memoria, i byte fluiscono nella direzione opposta, passando sul bus. Chiaramente più ampio il bus, come se fosse un'autostrada, più byte passeranno nell'unità di tempo. Quindi è importante avere un bus grande, neanche troppo, perché tanto comunque i byte passano o uno o due
o 4 o 8 alla volta, nelle macchine più moderne anche 16 alla volta, ma non di più perché è inutile. Allora, la memoria principale l'ho chiamata, adesso mentre stavo, l'ho chiamata RAM, è vero, è corretto, la memoria principale è oggi chiamata RAM, principalmente RAM, ma non solo RAM, anche ROM. Che sono questi nomi? RAM è un bruttissimo nome, nel senso che non spiega, è un acronimo, non spiega esattamente cosa significa e cosa faccia quella memoria. RAM sta per random, vabbè, è inutile che scrivo, tanto non leggete, no? Random RAM sta per Random Access Memory. Random vuol dire casuale, e quindi tradotto in italiano significherebbe memoria d'accesso casuale. Questo casuale, secondo me, è un incidente di percorso nella storia dell'informatica. Poi bisogna essere continuato sempre a chiamare così. Casuale perché lo si voleva distinguere, questo modo di accedere alle celle della RAM, dal modo in cui si accedeva alle celle di memoria quando le memorie erano a nastro. Quando le memorie erano nastri magnetici, nei primi calcolatori, per andare su una cella del nastro bisognava scorrere il nastro, farlo girare e andare su quel punto. Questo era un accesso seriale. Invece con le memorie elettroniche, adesso non entriamo nel dettaglio perché non è nello scopo di questo corso, però il concetto è questo qui: per accedere a una cella della memoria bastava dare l'indirizzo di questa cella e dovunque essa fosse il tempo di accesso era lo stesso. Era come se fosse una matrice, pensate a una specie di matrice dove ogni elemento della matrice ha una coppia di coordinate, ogni elemento è un byte ed è possibile, dando le coordinate di quell'elemento, accedere a quell'elemento senza leggere quelli che stavano prima o quelli che stanno dopo, come se fossero su un nastro. E questo passaggio concettuale da memoria al nastro a memoria elettronica ad accesso diretto, invece che chiamare accesso diretto l'hanno detto accesso casuale. Io, se fosse stato io, pensate un po' che mi sto di, l'avrei chiamata direct access memory, invece è stata chiamata random access memory. Qualcuno ha qualche cosa da dire su questo? Avete parlato? Volete aggiungere? No. Ecco, allora, RAM questo significa. La RAM oggi è una tipo di memoria estremamente veloce, ne parliamo fra un attimo, che ha anche quest'altra caratteristica rispetto all'altra memoria che vedremo e che sta qui a destra. La RAM è volatile. Cosa significa che è volatile? Vuol dire che quando togliamo la corrente al computer, essa perde tutte le informazioni che ci stanno dentro e tutti i bit di tutti i byte vengono settati a zero. Volatile vuol dire che viene cancellata appena va via la corrente. Questa è la memoria principale oggi, si chiama RAM. Ma c'è una piccolissima parte di questa memoria principale che si chiama invece ROM. La quale non si cancella quando viene spento il computer. A che cosa serve? Sta su un altro circuitino, un circuito a parte. La ROM, oggi anche detta EPROM, dove la E sta per erasable, cancellabile, e P sta per programmabile, e poi c'è ROM, ROM. Quel ROM vuol dire read only memory, cioè è una memoria elettronica non magnetica che si può solo leggere e in cui le informazioni che ci stanno dentro rimangono, sono permanenti, rimangono anche dopo che il computer è spento. A che cosa serve la ROM?
La ROM serve per metterci dentro il programmino principale che parte sempre appena si dà la corrente al computer. Questo programmino principale si chiama Basic Input Output System, dall'acronimo BIOS, BIOS, Basic Input Output System. Cioè io appena do la corrente al computer, la CPU va, riceve la corrente e compie una istruzione. L'istruzione che compie è andare sulla ROM a leggere la prima istruzione che c'è e poi anche le altre ed eseguirle. Queste istruzioni che stanno sulla ROM sono istruzioni che servono alla CPU per fare il probe, cioè per vedere quali sono tutte le componenti che stanno in quel momento sul laboratorio, la tastiera, la memoria, quanta RAM c'è, e cioè in pratica è il computer che prende vita, comincia a lavorare. Ed esegue sempre la stessa istruzione. Se volete vedere qual è questo programma sui vostri computer, premete, non so, o Dell, o Canch, o Alta, a seconda del sistema operativo che avete, quando accendete, nei primi secondi di accensione, vedrete che non parte il sistema operativo, ma parte il BIOS, e lo vedete a schermo quello che fa il BIOS. Il BIOS risiede non sulla RAM, ma sulla ROM. Perché se stesse sulla RAM, allo spegnimento sarebbe cancellato, vai a riaccendere il computer e non succede proprio niente. Va bene, stiamo qui a sinistra. Poi, sempre von Neumann mise ben in chiaro che il computer avrebbe dovuto interagire o con gli esseri umani, o con il mondo, o con altri computer. E quindi era importante estendere l'architettura alle cosiddette periferiche di input-output. Le periferiche di input sono quelle che servono per immettere dati dentro il laboratorio, le periferiche di output sono quelle per estrarre il risultato dell'elaborazione. E le periferiche di input-output sono gestite ciascuna da un controllore a livello hardware, che sta dentro proprio il dispositivo, e a livello software sono gestite da un programmino che fa parte del sistema operativo. Vedete che sto dicendo cose che ancora non ho spiegato, ma e questo programmino che sta nel sistema operativo che gestisce quella periferica si chiama driver della periferica. Il driver che cos'è? È un pezzetto di software che serve per gestire correttamente quella periferica. Per esempio, il mouse e la tastiera sono due periferiche di input e ciascuna delle due ci avrà un driver che le gestisce. Il monitor è un dispositivo di output, come anche la stampante, e sia il monitor che la stampante ci avranno un controllore hardware e poi un pezzo di software che serve per interfacciarsi con questo controllore e che sostanzialmente fa fluire i byte dalla memoria principale verso le periferiche e viceversa. Se una periferica di input, i dati vanno dalla periferica tramite il bus alla RAM, se una periferica di output vanno dalla RAM alla periferica. L'ultima componente fondamentale di un'architettura dell'architettura di un elaboratore elettronico è la memoria di massa, o anche detta memoria secondaria. La memoria secondaria, per capirci il disco fisso, ma anche ormai le memorie flash in certi dispositivi, è una memoria fatta con tecnologia diversa dalla RAM, tipicamente molto, ma molto più lenta, 3 o 4, nelle memorie flash 2, ordini di grandezza più lenta, e cioè quindi l'accesso più lento, però più grande, tipicamente, e meno costosa. Ma soprattutto la differenza fra la memoria di massa e la memoria principale è che se spegni la corrente, togli la corrente, l'informazione rimane. È anche detta quindi il terzo nome memoria permanente, per differenziarla dalla memoria principale che è memoria volatile. Allora, queste sono le componenti fondamentali di un qualunque elaboratore. Esercizio
da fare quando volete per conto vostro è pensato nel laboratorio digitale, per esempio lo smartphone, facciamo un esempio adesso, lo smartphone è un laboratorio digitale? Sì, rientra in questa categoria, in questa architettura fondamentale for Neumann? Sì, perché non esistono laboratori digitali che non ci rientrano. Ci hanno provato anni fa a fare le reti neurali hardware, ma andrei fuori strada, non sono mai nate di fatto. Quindi ancora il laboratorio digitale è ancora quello che stiamo vedendo. Nel caso dello smartphone esiste la CPU? Sì, certo che esiste, è un microprocessore di categoria diversa da quello che sta sui PC, anche di marca diversa, un'architettura ARM, non architettura Intel o AMD, ma c'è, insomma, un microprocessore c'è. Ci sta la memoria principale? Caspita che c'è la RAM, infatti. Ci sta la memoria di massa? Sì, c'è pure la memoria di massa. Ci stanno le periferiche di input-output? Quale pigliamo? Te che c'hai? Queste le cuffie. Te che c'hai? Le cuffie? Quello è un lettore MP3? È un iPhone. Hai detto le cuffie, cosa sono? Input output. Output ovviamente. E le vediamo fra un attimo. E di input che c'hai? No? Carica batteria non è un dispositivo di input. Perché serve solo per dare la corrente, quindi non passa informazione. Allora, in un smartphone come qual è l'input? Ci sta innanzitutto la... Allora, ne state a... Giustamente c'è stato un upgrade negli ultimi anni, adesso ci abbiamo lì gli schermi touchscreen. Gli schermi touchscreen sono al contempo periferica di output e di input. Perché nel momento in cui tocchi tu stai mettendo informazione byte dentro. Se no, un altro dispositivo di input che c'hanno tutti i cellulari? Il microfono. Il microfono è chiaramente un dispositivo di input di tutti i cellulari, non solo degli smartphone. Perché tu stai mettendo byte, cioè parlando, emetti, come abbiamo parlato l'altra volta, emetti onde acustiche. Però c'è dentro il cellulare una scheda digitalizzatrice, che è una periferica di input, che traduce in digitale il suono e lo invia tramite il bus, sotto forma di sequenza di byte, alla RAM. Quindi il microfono è un dispositivo di input. Bene, quindi se andiamo a vedere l'architettura di un PC moderno, ricalca perfettamente l'architettura di von Neumann. E io qua vedo, non vedo, ma anche voi immagino. Però questa in bianco, forse questa che vi faccio vedere adesso, è una sempre architettura di un PC, però un po' più recente, in cui si vede che c'è stata una certa evoluzione. Abbiamo sempre un bus principale su cui insistono il processore, però vedete che il processore dialoga con la memoria su un bus secondario, cioè un canale di comunicazione secondario, che poi c'ha un bridge, vedete c'è scritto bridge credo, esatto, e bridge vuol dire ponte, è un ponte fra il bus ad altissima velocità che c'è fra la RAM e la CPU e il bus un po' più lento su cui sono collegati gli altri device. Perché si è fatto un bus specifico? Perché è più veloce il bus che collega la RAM con la CPU, deve essere più veloce ovviamente, perché altrimenti sarebbe stato un collo di bottiglia. E invece sul bus principale PCI sono attaccate le memorie di massa, alcune periferiche di output, alcune periferiche di input, ma qua vedo che non entra. Comunque, lo vedrete. Un'altra periferica di input output è il modem,
o più in generale la scheda di rete. La scheda di rete, che è dentro un qualunque laboratorio di quelli che abbiamo oggi, funziona sia come periferica di input che come periferica di output, a seconda della modalità di funzionamento. Va bene, quello che vi faccio, che c'è adesso in fotografia, è il protagonista principale dell'hardware, è la CPU. Questa è una foto di vari anni fa, rappresenta un microprocessore, credo che fosse un Pentium, adesso sì, è un Pentium, della Intel. Qui c'è una lunga storia che vi risparmio, la storia delle battaglie colossali che ci sono state fra i produttori di CPU, microprocessori. Vi dico semplicemente che il mondo si è diviso in due. Da una parte l'Intel, con la sua competitor, finta competitor, che si chiama AMD, la quale Advanced Micro Device, che è un finto competitor che è in vita solamente per non cadere sotto la mannaia dell'antitrust americano, che altrimenti richiederebbe all'Intel di spezzarsi in più corporation, ma che sostanzialmente fanno gli stessi microprocessori. Stiamo parlando, quello che vedete è il primo Pentium che uscì aveva 12 milioni di transistor dentro, integrati, su una superficie che è poco più grande da quella dell'unghia di un pollice. Quindi stiamo parlando di uno degli artefatti, forse l'artefatto più complesso che l'uomo abbia mai prodotto. Come è fatto realmente lo sa solo la Intel. E chiaramente come fare un microprocessore che è in grado di seguire esattamente le stesse istruzioni della Intel non si potrebbe sapere, a meno che la Intel non te lo dice. E siccome la AMD fa microprocessori che sono perfettamente compatibili con quella della Intel, si vede che, come dire, sono amici. Ecco. Dall'altra parte della barricata c'era una volta Motorola, che è morta recentemente. Voi l'avete conosciuta come produttore di cellulari, forse, quando eravate bambini. Ma era nata come produttore di CPU e microprocessori molto importanti. Per esempio, i primi Macintosh della Apple utilizzavano processori della Motorola. Motorola e IBM e anche le altre, i vecchi pachidermi Digital, VAX, ci hanno provato, i Digital ci ha provato, ma poi... di fatto il mondo è diviso un po' in due. C'è questi microprocessori della Intel che sono di tipo CISC, C-I-S-C, Complex Instruction, Set, cose di questo genere. Complex Instruction CISC. Questi microprocessori, quel complex sta a dire che le istruzioni base che sono in grado di eseguire sono tante. Sono più di 250, ne parliamo fra un po'. Nella loro storia a un certo punto sono stati superati da una famiglia di processori che si chiamava RISC, come CISC, ma la C iniziale viene sostituita dalla R, dove quella R sta per Reduced, Computer Instruction Set, non mi ricordo. Ecco, Reduced sta perché erano processori con meno istruzioni, molte meno, ma erano più veloci. Per una serie di ragioni commerciali e non tecniche, alla fine quella battaglia lì, questi erano prodotti, questi microprocessori della Sun, che poi ha dato origine al linguaggio Java, ha vinto l'Intel, anche se erano computer più pesanti, più processori più goffi, più lenti, ma se ne erano venduti talmente tanti e c'erano talmente tanti cloni cinesi e giapponesi che alla fine ha vinto.
Le architetture RISC sono rinate recentemente proprio grazie ai cellulari, i quali montano processori e architettura RISC della famiglia ARM, quasi tutti. ARM, che non è una marca ma è un'architettura di processore tipo RISC. Poi ci sono vari case che li producono, non tantissime. Va bene, il microprocessore è la parte più importante ovviamente, ma la motherboard è pure importante. Che cos'è? È la scheda madre su cui tutti questi componenti sono installati. Io vi... non si vede perché è scalato male, mannaggia. Forse vedete qualcosa. Allora, è fuori dallo schermo il socket per ospitare il microprocessore. Che cosa state vedendo? Confusamente, immagino. Si vede o no? Molto male. Allora, lì vedete, e vi invito a tutti a fare proprio esperimenti con dei vecchi computer. Apriteli. Prendete proprio confidenza. Io mi sono scaricato anni fa un manuale in italiano che insegnava a assemblare un computer e mi ci sono divertito, a parte che si risparmia assemblando un computer piuttosto che comprandolo già assemblato, si può risparmiare, ma è anche un'operazione molto istruttiva, perché se la guardiamo, purtroppo qui c'è solamente 2/3 dell'immagine, ma vedete il processore è là, sta fuori dall'immagine in parte. Starebbe, quello è solamente il luogo dove va messo, si può mettere il microprocessore o toglierlo, c'è un socket che è destinato ad ospitarlo. Poi è stato lì aperto, vedete a fianco c'è una delle componenti più importanti di un elaboratore, che è stata per anni importantissima, e che è la ventola. Non so se vedete quel ventilatorino lì, perché il microprocessore all'aumentare della potenza, della velocità del clock, che oggi sapete che arriva fino a 2 giga e anche oltre, scalda, consuma una quantità enorme di energia, enorme, alta di energia, e fonde se non viene raffreddato. I primi fondevano per davvero se si rompeva la ventola. Adesso fortunatamente c'è un controllo dentro il microprocessore che sente la temperatura, c'è un sensore, se la temperatura sale si stacca il processore, stacca la corrente, si salva il processore ma smette di funzionare il computer. Quindi la ventola è ancora importante. Dopo, sotto la ventola, vedete 3 slot, le vedete solo in parte, che sono destinate ad ospitare i banchi della RAM. Provate a mettere e togliere RAM, perché, altro consiglio, se dovete spendere soldi sul vostro computer assemblato, oppure insomma non computer, anche i portatili, vale la pena spendere per la memoria piuttosto che per qualunque altro componente. Adesso non potete capire perché, ma ve lo anticipo. Può darsi che più memoria mettete e più veloce va il computer, però ne parliamo fra un po'. Vabbè, sono cose che voi sapete perché voi siete già mezzi informatici. Quelli bianchi che vedete sono gli slot di espansione del bus, cioè su quegli slot si possono mettere altre periferiche. Quindi l'architettura di un elaboratore è un'architettura espandibile. Oggi gli slot sono di bus di vario tipo. E che cosa ci mettiamo? Ci mettiamo le periferiche, per esempio schede audio, schede video, le possiamo mettere lì. Ok? Allora, parliamo un attimo di memorie e torniamo a von Neumann, il quale scrisse nel 1946 questa frase, fa parte di un articolo dove lui delineava proprio come doveva essere l'architettura di un laboratorio.
E già lui si rese conto, da genio qual era, che le memorie dentro un calcolatore devono essere di tipo diverso. E introdusse il concetto di gerarchia di memoria. Le memorie devono essere come una struttura a piramide. Se in alto c'è il processore, più sei vicino al processore, più la memoria deve essere veloce e piccola. Viene chiamata memoria cache. Sotto ci può essere una memoria più grande, un po' più lenta. Alla base memorie grandissime, lentissime. Questo concetto non è un concetto che è puramente economico, è proprio un concetto architetturale. È chiaro che le memorie alla base della piramide sono memorie lente e poche costose. L'abbiamo detto, il disco fisso, relativamente lentissimo rispetto alla RAM, è certamente enormemente meno costoso. Quindi c'è un discorso economico dietro, ma c'è anche un concetto architetturale che ruota intorno al concetto di memoria cache. Vi hanno spiegato cos'è la memoria cache? Lo sapete cos'è? Ne avete sentito parlare? Allora, ci sono due tipi di memoria cache. C'è una memoria... Che diavolo state a vedere voi? Beh, si intravede là. C'è una memoria cache che sta dentro il microprocessore, viene chiamata cache di primo livello, e c'è una memoria cache che sta fuori il microprocessore, viene definita cache di secondo livello. E poi c'è la RAM, memoria principale. Sotto c'è la memoria di massa, la memoria permanente. La memoria cache è una memoria estremamente veloce e di dimensione limitata. Uno potrebbe pensare, se la faccio più grande andrà meglio. No. Ecco, questo è il concetto architetturale. Per funzionare bene deve essere proprio piccola. A che cosa serve la memoria cache? Serve per velocizzare le operazioni. E sostanzialmente funziona in questa maniera. Quando il microprocessore cerca un'informazione, che può essere o un dato o una istruzione da eseguire, sia i dati che le istruzioni risiedono nella memoria principale. A dire il vero, prima risiedevano probabilmente sul disco fisso, sono stati copiati sulla RAM e adesso stanno sulla RAM. La RAM c'ha una certa velocità, per carità, però la cache è più veloce. Ok? Allora il processore fa così: trovata l'informazione che cerca sulla RAM, la trasferisce sui suoi registri, ma anche nella cache, ne fa una copia nella cache. È come quando tu vai in una biblioteca, cerchi un libro, lo trovi, poi lo apri per leggerlo, sarebbe lo metti sui tuoi registri, però anche lo appoggi su un tavolo dove ti metti a sedere per studiare. Dopodiché, quando devi cercare un'altra informazione sulla RAM, la vai a cercare sulla RAM e fai la stessa cosa, la metti sulla cache. In realtà, ogni volta che il processore cerca un'informazione, prima vede se sta sulla cache, che è più veloce. Se non c'è, la va a cercare sulla RAM. E ogni volta che la prende sulla RAM, la mette anche nella cache. Dopo un po' la cache si riempie. Però qual è il vantaggio di far questo? Il vantaggio è che cercare in una memoria piccola e veloce è enormemente più veloce che cercare su una memoria grande più lenta. Perché essendo piccola la memoria, è più veloce... Attenzione, oggi, mercoledì 9 marzo, alle 15.30 in Aula Magna, all'interno del corso di laurea in Ingegneria e Architettura, si terrà la conferenza Documentazione Digitale 3D dei Beni Culturali. Relatori Carlo Bianchini, Giulia Modio e Alessandro Aglietti. Gli studenti sono invitati a partecipare. Il fatto è questo, è che la cache essendo piccola e veloce
consente di trovare quell'informazione, quel byte che stai cercando, in maniera molto più veloce, sia perché è piccola, sia perché è più veloce. E qual è la probabilità che l'informazione che il processore cerca sta proprio sulla cache? Dovrebbe in teoria essere bassa, ma nella programmazione non è così. Perché nella programmazione valgono due principi che vengono detti, principi di località spaziale e principio di località temporale. Il principio di località temporale dice che se te hai avuto necessità di accedere a un certo byte, che per esempio rappresenta un'istruzione o un dato, c'è una altissima probabilità che tu debba rileggere di nuovo quell'istruzione. In quanto che praticamente tutti i programmi, anche quelli che farete voi, che sono programmi semplicissimi, hanno una struttura ciclica. Cioè fai quell'operazione e poi rifarla, e poi rifarla, e poi rifarla, e poi rifarla, e poi rifarla. Allora, se ci sono i cicli, un pezzo di informazione che può essere un dato usato in quel ciclo, o l'istruzione stessa eseguita in quel ciclo, la devi andare a rileggere di nuovo. Se l'hai depositata la prima volta che l'hai presa sulla cache, sarà enormemente più veloce seguire il ciclo. Questo principio si chiama principio di località temporale. L'hai usata l'informazione? La riuserai. E allora lasciala aperta sul tavolo. Non fare che ogni volta vai sullo scaffale, prendi il libro, leggi e poi riponi sullo scaffale. Perché ogni volta andare sullo scaffale ci riperderai troppo tempo. Ti è servita quell'informazione? Lascia aperto quel libro sul tavolo, perché poi ti riservirà. Il secondo principio di località, che dà senso al fatto che gli elaboratori hanno la cache, è il principio di località spaziale, mi hai chiamato così, e cioè significa questo: hai acceduto a un byte che ti rappresenta un'istruzione? T'ha sentito? Dopo eseguirai l'istruzione dopo, quella che sta proprio dopo sullo scaffale. Lo scaffale sarebbe la RAM. Allora, quando che vai sulla RAM a legge, non leggere solo quel byte, leggi quel byte e tanti che vengono dopo. Copiali tutti sulla cache e dopo, quando che ti serviranno quelli dopo, cercali sulla cache, che sarà molto più veloce. I programmi sono scritti in sequenza, lo dirò, cioè una istruzione proprio dopo l'altro. L'informatica è semplice. Il programma è una sequenza di istruzioni. Sono scritte sulla RAM una dopo l'altra, letteralmente. Allora, quando che devi andare a cercare un'istruzione, non cercarne solo una, cercane 1000 di istruzioni. Dalla prima che ti serve, poi vai oltre, prendile tutte, portale sul tavolo, che sarebbe la cache, e lasciale lì. E dopo, la prossima volta, la seconda istruzione già sta già sulla cache, è più veloce, è anche la ventimillesima, e quindi tu per 20.000 volte fai un'operazione molto più veloce. Questo è il concetto di cache. Per le istruzioni e per i dati, vedremo nel corso di questo corso che anche i dati sono appiccicati fra di loro spesso. E questo appiccicamento si chiama vettore, tipicamente. Tutti i dati che stanno dentro dei vettori stanno in celle della RAM contigue. Se hai avuto accesso a un vettore che rappresenta un'immagine, una bitmap, di 4 milioni di pixel, sarà, abbiamo detto, 12 milioni di byte. Allora che tu che fai? Per 12 milioni di volte vai sulla RAM a leggere uno alla volta? Sì, lo puoi fare, ma se è andato a letto il primo byte, tutti gli altri 12 milioni, la RAM, la cache è troppo piccola, ma insomma tutti gli altri, un altro milione lo porti sulla cache e dopo devi leggere gli altri, l'altro milione di byte, per un milione di volte sarai avvantaggiato in termini di tempo. Ecco a cosa serve la cache. Però ricordatevi che la cache è veloce sia perché ha una tecnologia migliore di costruzione del, ma anche perché è piccola, e quindi farla molto grande farebbe perdere il vantaggio. Se fosse grande come la RAM, quasi non ci sarebbe, a parte che sarebbe molto costosa, ma non ci sarebbe più un vantaggio significativo in termini temporali così, così elevato.
Quando la cache si è riempita, si fa lo swap out. Una parte dell'informazione, quella che non è usata più da più tempo, viene rimessa sulla RAM al posto dove stava prima. Tutto questo da chi è gestito? È gestito dal sistema operativo. Chi è il sistema operativo? Il sistema operativo è un insieme di programmi software che servono per gestire l'hardware del laboratorio. E il sistema operativo fa sì che un mucchio di hardware diventi un computer. Non sono parti slegate fra di loro, ma sono legate dal sistema operativo. Il sistema operativo parte dopo il BIOS. Ha dato corrente al computer. La CPU va a eseguire il BIOS, che sta sulla ROM. L'ultima cosa che fa il BIOS è andare su un settore del disco fisso, che si chiama Master Boot Record, MBR, e lì ci dovrebbe trovare, se non c'è stato qualche incasinamento che avete fatto quando avete installato il sistema operativo, vi siete divertiti a rovinare, oppure si è rovinato un settore del disco fisso, lì ci dovrebbe stare, nel Master Boot Record, la prima istruzione del sistema operativo, che dice, carica sulla RAM dal disco fisso tutto il sistema, non tutto, la parte del sistema operativo che ti deve partire. E quella parte lì, questo programma del sistema operativo che serve per far partire tutto il sistema operativo, si chiama, cioè questa operazione di far partire il sistema operativo si chiama bootstrap. Bootstrap sta per calcione, cioè, ripeto, il BIOS l'ultima cosa che fa è caricare sulla RAM il sistema operativo. Quando voi vedete, per esempio, su Windows che sta scorrendo l'immagine di Splash, vuol dire che si sta caricando il sistema operativo sulla RAM. Quando tutta la parte fondamentale del sistema operativo, che serve per far funzionare la macchina, è stata caricata sulla RAM, si ferma tutto e la macchina è pronta perché voi gli date dei comandi o da tastiera o sulla console o se è grafico. Il sistema operativo è, lo farete, lo vedrete nel corso di sistemi operativi. Uno, e se farete la magistrale, due. Sostanzialmente c'ha, indovinate quante componenti. Le componenti dell'architettura di Fonomina sono CPU, RAM, periferiche di input e output e memoria di massa. I sistemi operativi hanno quattro componenti fondamentali. Sto parlando del kernel, cioè il nucleo di un sistema operativo. Sistema di gestione della CPU. Che significa? Significa che noi abbiamo tot processi in esecuzione. Se mi sono stufato. L'avete visto mai i processi in esecuzione? Avete mai premuto CTRL, com'è che su Windows? CTRL Alt Canc. Su Windows CTRL Alt Canc. Qui per esempio. Ho sulla console ho scritto PS oppure top, in questo caso ho dato il comando top e vedete qui ogni riga che state vedendo viene refreshata ogni tot secondi. Rappresenta un programma che è in esecuzione in questo momento su questo computer. I computer nostri oggi sono in grado di eseguire più task, cioè più processi in contemporanea. In realtà è una contemporaneità fittizia perché la CPU è una sola. Tutte queste cose le vedrete nel corso di sistemi operativi. Quello che volevo dirvi è che essendo che ci sono più processi contemporaneamente in esecuzione sulla CPU, bisogna disciplinare l'accesso di essi sulla CPU. E cioè, in un quanto di tempo ce va uno, in un millisecondi, in un quanto di tempo ce va un altro, in un quanto di tempo ce va un altro e così via. E noi abbiamo la percezione che siano tutti in esecuzione in contemporanea. In realtà viene schedulata l'andata sulla CPU di questi processi da un componente del kernel del sistema operativo che si chiama scheduler.
scheduler. E questa è la prima cosa che fa il sistema operativo, cioè disciplinare l'accesso dei vari task alla CPU. Quindi gestisce la CPU per i vari task. Poi ciascuno di quei task ci avrà un pezzo di RAM per lui. E quindi il sistema operativo deve gestire anche la memoria principale. Vedrete nel corso dei sistemi operativi che ci sono degli algoritmi che sono stati inventati nel corso degli anni, e oggi sostanzialmente questi sono la segmentazione e la paginazione. E addirittura il sistema operativo è in grado di utilizzare una parte della memoria di massa come se fosse memoria principale. In questo caso si parla di memoria virtuale. La memoria virtuale è quando si usa il disco fisso come se fosse un pezzo di una RAM. Siccome non mi basta la RAM, mi prendo un pezzo di disco fisso. Ovviamente in quel caso la velocità sarà enormemente ridotta, ma ne parliamo pure fra un po'. Allora, primo, gestire la CPU, cioè disciplinare l'accesso dei task alla CPU. Secondo, gestire la RAM in maniera tale che nessuno di quei task lì vada a invadere la porzione di RAM assegnata a un altro, perché altrimenti succede l'ira di Dio. Ok? Gestione della CPU, gestione della RAM, sistema operativo, eh? Tre, gestione dell'input-output. I driver che dicevo prima fanno parte del sistema di input-output, della gestione input-output del sistema operativo. Gestione del I.O., input-output. E da ultimo, il sistema operativo gestisce la memoria di massa, cioè il concetto di file system è gestito dal sistema operativo. Cioè noi oggi scriviamo un documento sul file senza sapere quanto è grande il disco fisso, né tantomeno come funziona il disco fisso. Chi ci pensa a far questo? Il sistema operativo. Allora, adesso io non vado oltre perché non è il corso di sistemi operativi, però ho bisogno di fare una verifica per capire quello che sapete o che avete capito fino adesso. Supponiamo di avere un certo hardware. Se io cambio il sistema operativo, tutti gli altri programmi che chiamiamo programmi applicativi, quali sono i programmi applicativi? Quelli che non si occupano di gestire l'hardware. Per esempio, Word è un programma applicativo, Excel è un programma applicativo. Quando Word deve salvare la lettera che avete scritto su un file, sul disco fisso, ce la scrive lui sul disco fisso? No. Chi ce la scrive? Il sistema operativo. Cioè il sistema operativo mette a disposizione degli applicativi una primitiva che gli applicativi utilizzano per mandare dei byte sul disco fisso, su un certo file. Come fare questo? Cioè come gestire il disco fisso, il braccetto del disco fisso, la velocità di rotazione del disco fisso? Ci pensa il sistema operativo tramite il driver del disco fisso. Quindi, la domanda è questa. Io ho lo stesso hardware, stesso computer, cambio il sistema operativo dove ci girava Word, ce ne metto un altro. Per esempio, tolgo Windows e ci metto Linux. Word continua a girare, sì o no? Non ti ho sentito? Ma in realtà non parte proprio, perché non riesce neanche ad andare sulla RAM, perché il sistema operativo fa da interfaccia fra gli applicativi e la macchina, realizza il concetto di macchina virtuale per gli applicativi. Se tu cambi il sistema operativo è come se avessi cambiato la macchina, l'applicativo non gira più. Se anche riuscisse a partire non sarebbe comunque in grado di dialogare col sistema operativo. Se dovesse salvare un file sul disco fisso non sarebbe in grado di farlo, perché il sistema operativo è totalmente diverso e le API, non le API che fanno miele, le
si chiamano però API, maiuscolo, Application Program Interface, di un sistema operativo rispetto a un altro sono totalmente diverse. Allora, se noi cambiamo il sistema operativo, gli applicativi non girano più. Se voi passate da un sistema operativo a un altro, a meno che non c'è compatibilità, e bisogna lavorare proprio su quello quando fai una nuova versione del sistema operativo, se no gli applicativi non girerebbero più. Viceversa, io cambio l'hardware. Seconda domanda, attenzione, io ho un PC con un certo sistema operativo e certi applicativi, Word, Excel, quello che volete, cambio il disco fisso e cambio il microprocessore, cioè vado su quella motherboard, tolgo il microprocessore, ce ne metto un'altra che sia inseribile in quel posto, tolgo la RAM, ce ne metto un'altra, tolgo il disco fisso, ce ne metto un altro, e vado, tolgo la scheda video, ce ne metto un'altra, vado oltre, tolgo i pezzi dell'hardware, ma non cambio il sistema operativo. Gli applicativi continueranno a girare, sì o no, al 99%? Vabbè, allora cambio il disco fisso e ci metto un disco fisso più grande dove c'è installato pure il medesimo sistema operativo. Cioè non cambio il sistema, quando dicevo non cambio il sistema operativo intendo dire che nel disco fisso il sistema operativo rimane lo stesso. La domanda è, il computer parte o non parte? Gli applicativi girano o no? Ecco, girano lo stesso. Il concetto è sempre il solito. Il sistema operativo ha fatto una macchina virtuale. L'hardware è cambiato, ma virtualmente la macchina è la medesima vista dall'applicativo. Sarà semplicemente un disco fisso più grande, ma a Word che io non importa che il disco fisso è più grande. Niente. Per lui è del tutto insignificante. Morale. Vai con la domanda. Allora, lui ha parlato del concetto di macchina virtuale, lui ha detto che sul sistema operativo io posso avviare una macchina virtuale con un altro sistema operativo, ma questo è un concetto sofisticato di cui parlerai al corso di sistemi operativi. Va bene. Allora, andando verso una conclusione, non vi sto a parlare delle schede video e delle schede audio, che sono anche loro dei computer. Ogni scheda video, anche se integrata, ha il suo processore e la sua RAM, e anche ogni scheda audio, anche se integrata, ha il suo piccolo microprocessore e la sua piccola RAM, per non affaticare il processore principale nell'operazione di input-output. Questo è l'ultimo concetto. Per miracolo c'entra, ed è quello che ci porterà alla lezione di domani. Ah, fra l'altro, io mercoledì prossimo non ci sono, e quindi domani comincio a recuperare e faccio 3 ore invece che 2. Ma mercoledì prossimo non c'è questa lezione perché sono fuori per lavoro. Adesso però bisogna che mi state a sentire, perché tutto quello che abbiamo detto fino ad ora erano chiacchierine, mentre adesso si comincia un po' a fare sul serio. Che cosa si vede? Quella che ho schematicamente rappresentato qui è l'architettura funzionale di una CPU a 32 bit, oggi sono a 64 bit, in particolare non è una generica come si ricava sui libri di testo, ma è una vera e propria, è quella del microprocessore Intel, dell'architettura Intel Architecture IA 32 bit.
questo che state vedendo è veramente l'architettura interna dei registri di una vera CPU a 32 bit. E quei rettangolini che vedete hanno un nome, per esempio EAX, EBX e CX, vedete dall'alto verso il basso, fino all'ultimo quel blu che ha un nome che avete già incontrato, è flag. Sono i registri del microprocessore che dovete imparare a conoscere uno per uno. A destra, seppur tagliata l'immagine, vedete invece raffigurati come schema funzionale lo spazio di memoria e sotto lo spazio di input-output. Cominciamo dalla parte più semplice, che è quella di destra, e cioè in alto vedete lo spazio di memoria. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che la CPU vede la memoria come una sequenza di celle di memoria contigue, ciascuna delle quali ha un indirizzo. Questo concetto di celle di memoria contigue in posizione contigua ha un nome, si chiama spazio virtuale di memoria, e lì non si vede perché è tagliato, ma a fianco al, si vede male, a fianco alla cella che rappresenta la locazione di memoria, ogni rettangolino, vedete in alto a destra là, è di un byte, sono 8 bit, ogni cella di memoria dello spazio virtuale è di un byte, e la cella di memoria c'ha dentro 8 bit, che potranno essere 0 o 1 ovviamente, ma lei sta ad un indirizzo, che è quello che ho riportato lì in giallo. Si parte dall'indirizzo 0 e si arriva all'indirizzo FFFFFFFF. Nel caso in cui l'architettura sia 32 bit, come in questo caso, abbiamo la possibilità di indirizzare virtualmente 2 alla 32 locazioni di memoria, cioè 4 giga locazioni di memoria. La cella di memoria è destinata a ospitare un dato o un'istruzione della RAM o un'istruzione da eseguire. Invece l'indirizzo non è il dato, ma è l'indirizzo a cui quel dato, quella istruzione si trova. Dovete pensare la RAM, la memoria principale, come se fosse una strada con degli usci. Ogni uscio dentro ha 8 bit e il suo indirizzo, dall'indirizzo 0 fino all'indirizzo 4 giga meno 1. Quello che non dovete fare è confondere l'indirizzo con il dato che ci sta dentro. L'indirizzo è l'indirizzo, servirà al processore per andare a cercare quel dato o quell'istruzione che sta in quella cella. La cella è il contenitore e dentro ci sarà il valore. Per esempio, quelle che vedete potrebbero essere variabili, ma ne parleremo con calma. E quindi sostanzialmente noi possiamo, con un'architettura a 32 bit, indirizzare 2 alla 32 locazioni di memoria, cioè 4 giga. Cosa succede se 4 giga di RAM non ce l'abbiamo? Cioè abbiamo 1 giga di RAM. Succedeva che il sistema operativo diceva: ah, ok, vado a prendere, come ho detto prima, un pezzo del disco fisso, area di swap, e la uso con la tecnica della paginazione, si fa questo, e la uso come se fosse una estensione della RAM, perché comunque il processore è in grado di sfruttare a 32 bit un indirizzamento che va da 0 a 4 giga. Oggi, con le architetture a 64 bit, lo spazio di indirizzamento va da 0 all'infinito.
perché sarebbe 2 alla 64. 2 alla 64 sarebbe 4 giga per 4 giga. E quindi è veramente tanto. È esagerato come spazio di indirizzamento, quello a 64 bit, è oggettivamente esagerato. Non avremo mai abbastanza RAM da poter soddisfare tutta questa capacità di indirizzamento. Per cui si ricorrerà alla memoria virtuale. Ricorrere alla memoria virtuale significa rallentare l'operazione e rovinare il disco fisso. Per questo vi conviene comprare più RAM che potete, perché più RAM ci mettete dentro e meno saranno le volte in cui il vostro sistema operativo sarà costretto a ricorrere al concetto di memoria virtuale, cioè a usare un pezzo del disco fisso come RAM. Mi seguite? Ecco perché se mettete più RAM vi può sembrare che il computer va più veloce. Il clock rimane lo stesso, ma va un po' più veloce perché forse va meno in memoria virtuale. Sullo spazio di memoria ci passeremo tutto il corso e in particolare vedrete, quando parleremo dei puntatori, l'importanza che ha lo spazio di memoria. Qua sotto invece vedete lo spazio di I.O., di input-output. Sono pure celle da un byte, che normalmente sono mappate pure sulla RAM, però sono molte di meno, sono 2 alla 16, cioè circa 65.000. A che cosa servono? Sono le celle di memoria dove si depositano i byte che stanno per uscire dal sistema verso una periferica di output, o sono dei byte che stanno entrando dentro. Sono le porte. Sono le porte logiche di un elaboratore digitale. Le gate. Le prime 1024 sono stabilite come standard. Per esempio, la numero 80 è destinata al protocollo HTTP di internet. La 22 e la 23 altri due protocolli di internet, SSH e entrata e ingresso, FTP. Alcune sono per la tastiera, una, per il mouse, e cioè ogni periferica di input standard ha la sua porta, le prime 1024. Le altre 64.000 possono essere utilizzate dai programmatori per gli scopi che vogliono. Queste porte qui sono le porte a cui sono collegati i dispositivi di input-output. E adesso, in conclusione, ma lo riprendiamo domani, l'architettura dei registri. Allora, i registri sono celle di memoria che stanno dentro il microprocessore. Sono velocissime, inizialmente erano ad 8 bit, questa era l'architettura di uno dei primi processori della Intel, l'8088, 8086, i registri erano 8 bit e si chiamavano AH, dunque già questa è veramente la versione a 16 bit, in cui c'era un registro che si chiama AX, e poi un altro BX, CX, DX, che erano su 16 bit, divisi in due parti, la parte alta AH e la parte bassa AL, H per sta per high, L sta per low. E a che cosa servono questi? Questi servono, i primi quattro, sono registri general purpose, servono per metterci dentro gli operandi da sommare, da sottrarre e da moltiplicare. Vengono letti sulla RAM e vengono copiati in questi registri. Dopo che sono stati copiati in questi registri, quella particolare istruzione della CPU li può sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere. La CPU non può moltiplicare, dividere, sommare, sottrarre dei byte che stanno sulla RAM. Non lo può fare. Prima li deve prendere dalla RAM e portare sui registri e poi li lavora. Ecco a cosa servono i registri, per mettere gli operandi
da far lavorare alle istruzioni. I primi quattro, general purpose. Poi ce ne sono 4, SI, DI, BP, BP, SP. I primi due, SI, DI, servono per indirizzare sulla RAM i byte, cioè sapere in quale cella della RAM deve andare a prendere quell'istruzione o quel byte, cioè verranno utilizzate come puntatori. Poi sotto c'è BP ed SP, che sono due registri che servono per gestire lo stack. Domani parleremo dello stack e vedremo l'importanza di questi due registri. Oggi stiamo per finire, 5 minuti e abbiamo finito. Sotto vedete altri 4 registri, ciascuno da 16 bit, che si chiamano CS, SS, DS e S. E stanno per, le sigle stanno per Code Segment, CS, Stack Segment, Data Segment e Extra Segment. Questo perché ad ogni processo è assegnato un segmento della RAM. Il segmento della RAM è un pezzo della memoria, dello spazio di memoria, che inizia a un certo indirizzo e finisce a un altro indirizzo. Quando è un processo in esecuzione, sulla CPU c'è scritto a che indirizzo inizia il suo codice e sta scritto dentro CS. A che indirizzo inizia lo stack, di cui non vi parlerò domani, e a che indirizzo ci stanno i dati. C sta per codice. Ricordate, von Neumann disse il codice lo mettiamo sulla RAM. CS è l'indirizzo, contiene, è un registro, contiene l'indirizzo della prima istruzione del processo che è in esecuzione in quel momento. E DS è un registro e contiene l'indirizzo del primo byte del segmento dati assegnato a quel processo. SS rappresenta l'indirizzo dove inizia il segmento stack assegnato a quel processo. Ripeto, dello stack ve ne parlo domani. Extra serve per operazioni generiche e andiamo alla fine, vedete che c'è IP e flag. C'erano IP e flag. Flag ne abbiamo già parlato avantieri. IP, che cos'è IP? IP sta per instruction pointer e sarebbe l'indirizzo della prossima istruzione che sarà eseguita dalla CPU. La cosa funziona così, adesso è buio per cui non riuscite a vedere, però immaginate la sequenza di istruzioni che sta scritta sulla memoria, ed è l'ultimo concetto che vi do prima di vedere questa istruzione. L'extraction pointer è un registro molto importante e dovete sapere cosa fa. Contiene l'indirizzo della successiva istruzione che sarà eseguita dal programma. Il microprocessore è stato costruito così, in maniera tale che quando esegue una certa istruzione, che sta a un certo indirizzo, se l'istruzione era di un byte, IP viene aumentato di 1. Se l'istruzione era di 2 byte, cioè era scritta su 2 byte, IP viene aumentato di 2. Se era su 4 viene aumentata di 4, se era di 8 viene aumentata di 8. A significare che? A significare questo, che dopo che hai eseguito quell'istruzione, quella successiva sta o un byte dopo, o 2 dopo, o 4, o 8. Quindi in ogni momento dell'esecuzione di un programma, IP dice la prossima sta a quell'indirizzo istruzione. È così che si realizza il concetto di elaborazione sequenziale. È grazie a quel segmento che sta dentro il processore. L'ultimo, il flag, l'abbiamo già incontrato, però vengo alla conclusione dicendo che negli anni
l'architettura è evoluta fino a 32 e oggi anche a 64 bit. I registri hanno cambiato nome, per cui AX è diventato EAX, BX EBX, E sta per Extended, a 32 bit. Attenzione, i nomi vecchi valgono ancora. Quindi io potrei mettere, per esempio, un byte dentro AH o dentro AL. Basta che metto il nome proprio AH invece che EB, invece che EAX, scrivo AH e vado a mettere il byte proprio in quella porzione che va da 8 a 16 del registro EAX. Se invece scrivo, come vedrete domani, EAX, vuol dire che vado a leggere o a scrivere tutto EAX, tutti i 32 bit. Quella che state vedendo adesso è l'architettura Intel IA a 32 bit. Allora, come si lavora con questa architettura? Lo cominciamo a vedere domani, quando cominciamo a parlare anche dell'assembly. Domani cominciamo a vedere come si programma un calcolatore. Va bene, grazie, ci vediamo domani alle 2:30.